Allora, vi leggo, è un virgolettato. La scelta della Regione Toscana di rendere obbligatoria la vaccinazione dei bambini per l'accesso alle scuole materne e nidi d'infanzia rappresenta una forzatura insopportabile. Sono parole sue, Sindaco Nogarin. Buon pomeriggio. Ce lo può confermare? Sono parole mie, sì, buon pomeriggio. Mi spiega meglio perché è una forzatura insopportabile e poi le faccio vedere una cosa e ci torniamo, eh? Certo, allora è una forzatura insopportabile perché se questo è un provvedimento che in qualche modo vuole andare a recuperare quel gap che si è venuto a creare nella sfiducia verso i vaccini, quindi verso quello che è il ruolo del vaccino, non ritengo che sia opportuno farlo attraverso quello che è un'obbligatorietà. È necessario in qualche modo che venga messo a disposizione di tutti coloro che manifestano sfiducia verso questo eventuale atteggiamento che si è venuto a creare, perché questo è quello che si evince dalle percentuali in calo, e lo si faccia attraverso un recupero del rapporto culturale, quindi non tramite un obbligo di accesso a un eventuale. Certamente, cioè facendo informazione, facendo una corretta informazione che soprattutto attraverso il servizio sanitario, quindi attraverso tutte le istituzioni sanitarie, dovrebbe in qualche modo andare a recuperare quel rapporto che probabilmente nel corso del tempo è venuto meno. Sindaco, mi pare di poter dire che il tema è d'accordo rispettare la volontà del singolo genitore che ha deciso, perché si è informato, perché non è convinto, perché teme gli effetti collaterali di non vaccinare il figlio, però se mio figlio va a scuola ed entra in contatto con altri bambini e mio figlio ad esempio ha un problema di salute per cui non si può vaccinare, alla fine mio figlio che non è stato vaccinato può creare un problema anche a quegli altri bambini che non possono scegliere, e allora c'è un tema, no, di guardare all'interesse di tutti. Cosa c'è in questo ragionamento che non la convince? Il famoso gregge, no? Serve proteggere quelli più deboli. Mi permetta di fare una piccola correzione all'intervento quando ha dato la parola al professore, perché io sono totalmente d'accordo con le parole che ha detto il professore nell'intervento precedente, tant'è che io sono convinto anche che sia necessario un recupero proprio di quell'atteggiamento così importante delle istituzioni sanitarie, che è l'elemento attorno al quale ho fatto la mia critica per far nascere un eventuale dibattito politico su questa cosa, e questo è l'elemento principale. Cioè, ritengo che non sia l'obbligatorietà lo strumento che in qualche modo va a recuperare quel gap, perché l'obbligatorietà continuerà a far venir meno questo rapporto di fiducia, che invece è una parte integrante di quello che è il rapporto tra medico e paziente, tra medico e servizio sanitario complessivamente e paziente. No, mi è più quindi, chiaro, mi perdoni, la sua... Questo suo ragionamento mi aiuta a capire. Aspetti, perché c'è un passaggio, sì, no? Lei dice abbiamo perso fiducia, allora se abbiamo perso fiducia, se obblighiamo a fare i vaccini, non recuperiamo quella fiducia, che pure è troppo importante nel rapporto tra medico e paziente, a maggior ragione tra uno Stato che mi deve tutelare e il sindaco, la ringrazio per essere stato qui. Le volevo chiedere una cosa sul Movimento 5 Stelle, grazie sulla Raggi, ma suppongo che sia più contento che io non abbia tempo. Ma credo che sarebbe in ogni caso difficile dare una risposta, visto che io mi occupo di Livorno e non di Roma. Va bene, va bene. Tanto la reinvito, sindaco, così troviamo il tempo. Arrivederci.